Circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. Eccoci al termine del derby tra Espanyol e Barcellona. Espanyol griffato Atene, Barcellona griffato Sanrise. Finisce in parità, un bellissimo match in questa seconda giornata di Liga.
col punteggio di 6-6. Siamo qui con uno dei protagonisti, Dario Rendente. Allora Dario, stasera molto rimaneggiati, tante assenze, è uscita comunque una partita spettacolare e che comunque avete condotto in equilibrio fino alla fine, però diciamo stasera portate a casa un punto. Ti chiedo un commento su questa bellissima gara. Innanzitutto è stata una bella partita, ce la siamo giocata fino all'ultima, anche se comunque noi eravamo rimaneggiati, come hai detto tu, però quelli che hanno sostituito, diciamo, i cosiddetti titolari hanno dato il meglio, abbiamo fatto una grande partita, quindi complimenti a noi, complimenti a loro e puntiamo alla prossima. Stasera 5 reti, l'altra nella prima giornata altre 5 reti, si vediamo che sta ritornando il Dario Rendente del tam precedente. Come reputi la tua prestazione di stasera? No, comunque io cerco sempre di dare una mano alla squadra, o sia buttando la palla dentro oppure andando a chiudere su un difensore. Credo di aver fatto una buona partita, che comunque mi sono impegnato anche in fase difensiva, quindi non mi posso lamentare della mia condizione fisica. Ultima cosa te la chiedo sul terreno di gioco, un terreno di gioco nuovo, quali sono le tue sensazioni su questo nuovo campo? No, bene, bene, un campo adatto per giocatori tecnici, l'erbetta un po' più alta rispetto a quella di Innaro, quindi mi trovo bene su questo campo. Ok, grazie mille. Grazie a te. Siamo con Valentino Caputo, ormai portavoce delle Spagnole al termine delle partite, perché i suoi compagni non vogliono farsi intervistare. Allora Caputo, altra bella partita stasera, purtroppo non è arrivata alla vittoria, ma un bellissimo match, tante occasioni, equilibrio fino alla fine contro una squadra forte, anche se rimaneggiata come il Barcellona Sunrise. Ti chiedo un commento su questa bella partita. Bah, tutto sommato alla fine il pareggio è meritato. Loro comunque hanno avuto un paio di occasioni, hanno giocato bene. Rendente poteva essere marcato molto meglio stasera. Poi diciamo, un applauso bisogna farlo anche al portiere avversario, perché ha fatto 3-4 interventi davvero importanti, quindi alla fine tutto sommato il pareggio va bene, anche perché penso che non voglio sbilanciare, però ci giochiamo il torneo con il Barcellona. Ti chiedo un commento sulla tua squadra, se comunque avete giocato la seconda partita mostrando le vostre qualità, secondo te su cosa si può ancora migliorare? Sull'aspetto difensivo magari? Possiamo migliorare molto molto sui contropiedi presi, perché su 6 gol presi 3 o 4 li abbiamo presi in contropiede, quindi con un po' più di attenzione si potevano evitare tranquillamente. Ti chiedo un'ultima cosa, hai parlato di Barcellona, c'è anche un'altra squadra che ora ha punteggio pieno, che è l'Atletico Madrid, che prima ha vinto il suo match contro l'Atletico Bilbao. Se c'hai anche un parere su questa squadra, che insomma che ne pensi di loro? Ma sull'Atletico Madrid io ho una persona che temo particolarmente, visto che comunque questo campo rispetto agli altri è un po' più piccolo, ed è Francesco Di Meo, visto che ha un tiro micidiale anche dalla difesa, quindi quando giriamo contro di loro dovremmo stare molto molto attenti in particolare. Ok, grazie mille. Ciao.